l'esperienza cristiana parte da un personale, diretto, intimo incontro con Dio. Se non c'è questo incontro personale, diretto con Dio, non c'è una svolta. Noi possiamo anche migliorarci in qualche modo, ma per piacere al Signore dobbiamo aspettarci che Egli ci trasformi. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ho visto quanto frequentemente in mezzo al popolo di Dio si cerca di uniformarsi, di inquadrarsi in qualche modo. Tutti fanno così, ma lo faccio pure io. Non è questa l'esperienza cristiana. Se Paolo avesse incontrato un finanziere, un industriale, un uomo d'affari, sarebbe potuto forse migliorare la sua condizione lavorativa, può darsi che avrebbe potuto fare uno scatto di carriera, ma non sarebbe cambiato da Saulo a Paolo. Non sarebbe successa quella rivoluzione interiore, profonda, che poi cambia non solo il vestito, ma il cuore. Deve cambiare il cuore. Paolo non incontrò un politico, un religioso, incontrò Gesù, Gesù vivente. Gesù trasforma. Prende il vecchio e lo fa diventare nuovo. Non ci mette una toppa. Non fa un piccolo miglioramento. Gesù ti trasforma. Umiliati. Sii umile davanti al Signore. Lui ti aiuta ad essere umile. Lui lavora il tuo carattere. Piano piano Lui ti dà una mano, perché tu gli piaci quando sei umile.